Mo ciao, beh, come andiamo? Tutto bene? Oggi siamo ancora di corvée, dobbiamo fare un aggiustamento totale. Dal vostro Rom Jobs? Attrezzatura. Coltellino con forbice svizzero. Fili di vari colori. E aggiustiamo la nostra bella tutina che c'ha un buchino, chi se ne frega, beh. Mo io sono contento così, ago e filo e adesso ci mettiamo a cucire. Piccolo buchino da retto. Mi faccio quei due passaggi e via. La gatta sta facendo manovra. Come suo solito è piccolino ancora, non è quasi nell'età adulta. Ieri sera c'era mamma e gatto della sua stessa razza, razza europea, soriana. Qua fuori qualcuno deve aver lasciato dei piattini di roba da mangiare. Erano lì, belli, tranquilli, mi guardavano. Li ho guardati e gli faccio mamma mao. Il piccolo mi ha guardato, è stato lì 10 secondi e poi se n'è andato. Doppio passaggio. Facevo le borsette nel mio negozio da madre, ragazzi, io faccio le borsette da donna. Ve ne farò vedere qualcuna. Sono il massimo perché non le ho mai fatte, però erano carine, le vendevamo. 30 euro, 20 euro, così. Ci lavoravi un po', tutte a mano, tutte cucite a mano. Solo che la gente non apprezza queste cose. In Catalogna, dove ero io. Le isole Baleari fanno parte della Catalogna. Coltellino svizzero con forbice, con questo qui MacGyver ci avrebbe fatto un centro commerciale in 3 ore. Faceva impazzire MacGyver. Poi ragazzi, ho sentito che arrivano ancora i terremoti, porca miseria. Incredibile. Incredibile. Porca miseria. Wow. Ancora terremoti. Mamma mia, che casino. Vediamo un po' il risultato finito di questa riparazione giobbosa. Ecco qua. Riparazione eseguita. Tacchete. In questo modo qui non entrare. Ho riparato un'infiltrazione? No, magari. Si vede? Tac, fatto. Questa è una bella tutina calda. E adesso ripariamo anche una calza che ho su, quindi non annusate, perché sennò potreste avere dei danni alle vostre cellule cerebrali. No, non funziona. Come se ieri, dopo la doccia. Visto che è una calzina e non me ne frega niente, la riparo col filo verde. Che tu c'ha le calze buhate e che me frega. Le ho sempre riparate le calze. Mici? Mici? C'è la gattina che soffre, piove copiosamente fuori. Vieni qua, eccola. Lei deve controllare qualsiasi. Mimi! Mimi! Qualsiasi cosa faccio lei la deve controllare. Grazie, posso fare anch'io una ripresa? Molto gentile, eccola lì. Salve, sono ancora io, con il culo della mia gatta in primo piano. Mamao! Mimi? A mammolotti, a mammarotti, niente, oggi non bisogna fare video, l'ha deciso la mia gatta. È curiosa, su ogni cosa che tocco, che faccio, lei arriva, deve controllare, deve vedere. Qualsiasi cosa faccio. Stamattina ho visto una macchia in mansarda. Ho detto mamma mia, meno male che era l'ombra, pensavo di avere un'infiltrazione. Porco cane, ragazzi.
che brutta roba. Un'infiltrazione è un problema, è un grosso problema. Voi direte, ma che video è? Un video dove uno si cuce una calza in camper. Questo è un canale che parla della vita in camper. Questo fa parte della vita in camper, come a casa vostra, quando vi si rompe qualcosa che non volete buttare, potete ripararlo. I nostri nonni riparavano le cose, ve lo ricordate? Nei tempi di guerra si aveva la tendenza a non buttare le cose, si tenevano, si aggiustavano e si usavano di nuovo. Ormai la società ha quasi imposto. Qualsiasi cosa va cambiata, ne prendi una nuova, ma certo. Infatti la maggior parte dei nostri nonni erano tutti sparagnini, risparmioni, chiamateli come volete. Le nuove generazioni sperperano. Calza allo Zola, pronta per essere rimontata sul camper job. Tanto lo so che state pensando a questo ancora. Perché non lo so. Un camperizzato. Chissà come gli puzzano i piedi. Volete usare? Volete usare? Dai, dai. Chi se ne frega. Calza perfetta. Bello avere un amico a fianco col camper e vivere da full timer. È bello avere un amico col camper e vivere da full timer. Ah, altra calza bucata. In compagnia. Questo qui c'ha due buchi addirittura. Adesso no, devo tirare fuori la modalità bella lavanderina. Ce l'ho da un po' ste calze. Compri una cosa di marca, ti dura un po'. Però questo qui forse sarebbe il caso di ripararle con un po' di filo più lungo. Due buchi sulla calza destra. Prima di riparare sta calzina qua. Calzina bucatina. C'è Mimi che sta facendo Manolo alla grande stamattina, non vi potete immaginare. Salta di qui e salta di là. Purtroppo piove. Adesso sembra quasi che abbia smesso. Piove, piove, Mimi, piove, non si esce, Mimi. Sta piovendo, Mimi, non possiamo uscire, amore. Mi dispiace. Piove troppo, amore. La porto fuori, ma quando piove no, perché tanto si gira verso la portiera del camper e vuole risalire, quindi. Miau. Mimi. Sarà mica andando in calore. 7 mesi. A parte che mi è stato detto che in inverno gli animali non vanno in calore. Quindi. Che c'hai? Che c'è? Mimi? Che c'è? Perché miagoli? È lì sopra in un punto imprecisato del camper. Cioè. Cliccate esattamente qui. E adesso cosa fai? Cosa fai lì? Mimi! Cosa fai lì? Dai! Mannaggia te! Ai. Mici, oh mamma, guarda che mamma mao, oh guarda dal primo piano di Mici, guardate com'è bella mamma, gatta ribaltone, guardate come mi ha conciato questo angolo, si attacca tutto,
e te che era riuscita ad arrampicarsi ma non riusciva a scendere. Voi direte calze al gorgonzola sul tavolo? Ebbene sì. Adesso ha ribaltato i cuscini e si è infilata sotto. Si fa tutti i suoi tunnel, no? I tuoi suoi tunnel di gioco e poi si infila di qua, si infila di là. È finito il filo verde, meno male perché mi aveva rotto le bippe. Rocchettino di filo verde. Secondo buco su calza al gorgonzola. Questa è la destra di calza. Sentite la mini come sgraffigna di qua e di là. Meno male che gli ho messo dei copri cuscini. Non è un casino. C'è una voglia di correre, fischia. Sono strani come animali, ti amano, però come dice la mia dolce metà, vogliono un rapporto alla pari, non cercano capobranco come i cani, i gatti no, vogliono un rapporto alla pari. E come potete vedere alle vostre spalle, Manolo sta salendo, sta andando a cercare boh, il Nirvana, non lo so cosa cercare. Amici, ma avete visto dove si è infilata? La vedete? Mimi, magari quella finestra vorrei anche usarla un giorno, eh? Ci sei, Mimi? Lei giustamente ogni tanto un richiamino glielo do, ieri sera mi ha fatto un po' sclerare, vabbè. Comunque sia, pazienza, andiamo avanti nella nostra riparazione allo Zola. Questo è il cofanetto che mi ha regalato mio amico Steve. Ha detto, ah, devi cucire, mi ha regalato un cofanetto, molto gentile. Noi non abbiamo niente con nessuno, eh? Però noi non siamo omosessuali, siamo entrambi eterosessuali, siamo amici. Tanto per zittire certe male lingue che mette in giro qualche scrittore che scrive su Camper Job. Se l'avete presente quel matto che fa, beh, ma bene ragazzuole, oggi vi ho fatto qualcosa di diverso e con lo sfondo di un leone arrampicatore full timer vi do un bacione gigante e alla prossima. Ciao.